Cresce la protesta da parte dei cittadini contro il progetto della nuova gelateria Punta Lido a Riva del Garda, così come uscito dalla matita dell'architetto Alberto Cecchetto per conto della società Hotel Lido Palace S.p.A. Un centinaio di persone si sono trovate stamattina per aggiungere il loro nome alla petizione popolare che chiede alla politica di tornare indietro e rivedere il progetto che vorrebbe abbattere la vecchia struttura e costruire un nuovo edificio a forma di cubo. Tra le firme raccolte spiccano quelle di volti noti, come l'ex sindaco Mario Matteotti, la storica Maria Luisa Crosina e il presidente in carica della sezione del PAT di Riva, Marco Torboli. In testa alla protesta Graziano Riccadonna, presidente dell'associazione Riccardo Pinter, che per primo ha sollevato il problema e ha convocato il sit-in di protesta di stamattina davanti alla gelateria. Nuovo progetto per la gelateria Punta Lido, forse un progetto troppo moderno che va a cozzare contro le tradizioni di Riva. Sì, va a costare contro le tradizioni e anche contro tutta la tematica della salvaguardia della Punta Lido e anche del nostro passato. Quindi non è che noi siamo barbicati alla nostalgia, ma vogliamo che ci siano le cose belle, quindi le cose belle sono anche il rispetto del passato. E questa gelateria, che era una volta i bagni del Lido, fanno parte dell'immaginario collettivo, quindi abbatterlo radicalmente ci sembra quanto assurdo. E quindi che tipo di percorso proponete? Ma un percorso di abbellimento e di valorizzazione, certamente, perché così com'è magari è desueto ed è un po' messo male, però basterebbe secondo noi un restauro conservativo diciamo veramente tale per conservare la struttura. Non pensiamo che un abbattimento sia la soluzione ai mali del turismo, dell'Hotel Lido e quant'altri. E ci sono ancora spazi di manovra per fare, per diciamo bloccare questo progetto, questa modernità? Non è che vogliamo bloccare, vogliamo solamente che ci sia un ripensamento. Diciamo, difatti nel nostro comunicato parliamo di un ravvedimento operoso e oneroso, cioè potrebbe il comune o chi detiene la redini della maggioranza del Lido ripensare al progetto stesso. Non è che sia una cosa che accade per la prima volta, cioè durante le epoche urbanistiche è sempre successo che c'è un ravvedimento. Non vediamo niente di male nel fatto che chi ha la maggioranza del Lido possa ravvedersi, cioè voglio dire possa rivedere le posizioni, invece che parlare di abbattimento, di abbellimento o restauro conservativo. Per noi è possibilissimo, non sappiamo se verrà accolto, speriamo in bene. Fa schifo. La gelateria dovrebbe essere ristrutturata così com'è, al massimo fare il tetto nuovo, un pontile nuovo, però una cosa ruggine come l'Hotel Lido lasciamo perdere. Appena un progetto del genere, si fa abbattere una cosa, un edificio così, una cosa vergognosa, insomma, un edificio così storico anche, dobbiamo lasciarlo, anzi c'è gente qui che viene, domenica era pieno di gente anche, come si fa a creare un edificio con quel... il progetto, con quel disegno che abbiamo visto sul giornale. Cosa ne pensa del nuovo progetto per la gelateria Punta Lido? Mi sembra una pura follia, una grande stupidità, perché l'attuale edificio è la testimonianza di un'epoca, ha quindi una caratteristica storica, interessante come quella dell'Hotel Lido, e vogliono demolirlo e metterci uno scatolone di vetro cemento orrendo che stona con l'ambiente naturale, con gli altri edifici che ci sono intorno, e vi spendono un sacco di soldi. È una pura follia. Ma io non sono a conoscenza approfondita del progetto, sono a conoscenza del fatto che in valle c'è un accanimento straordinario di abbruttimento del paesaggio e su questo non sono più disposto a transigere. Beh, la modernità non sempre è un sintomo di miglioramento. Ci sono dei luoghi che vanno lasciati come sono, anche per la loro storia, perché le persone, specialmente anche le persone anziane, li amano così. Non bisogna contaminare tutto con pretese di modernità. Qualcosa deve essere pur lasciato agli amanti del paesaggio, della storia. Tantissime persone, anche qui a Fraglia, amano vedersi restituito il luogo per come lo conoscevano. Quindi i miglioramenti possono essere fatti ovunque, ammesso che sia un miglioramento quello dell'hotel che vediamo qua dietro,
miglioramenti possono essere fatti comunque, rispettando comunque l'anima e lo spirito dei luoghi e quello che l'anima del popolo sente come suo da anni. Quindi con un po' di prudenza ci deve muovere anche sul lungolago. Ho già detto che ci sono delle cose tremende sul lungolago, i vecchi poli che devono essere presi in mano, c'erano già dei progetti, è un peccato, non si pensi a quello. Lì sì che il modernismo, la modernità, la brava architettura può esprimersi, alcuni luoghi vanno rispettati. Posso dire solo una cosa, grande solidarietà a tutti coloro che si battono contro i mulini a vento, questo è positivo. Grazie Graziano, grazie all'associazione Pinter. Allora, il progetto è abbastanza avveniristico e forse non perfettamente inserito nel contesto del lungolago Rivano, per cui credo che si possa fare di meglio. E si potrà fermare questa idea? Allora, come vede, la gente si sta interessando al progetto, si sta interessando ad una parte molto importante della città, quindi credo che quantomeno bisogna ascoltare le persone che in questo momento stanno cercando di esprimere la propria opinione. Il nuovo progetto, una cosa che è stranissima, che nessuno dice, se il conflitto di interessi esiste per Berlusconi, dovrebbe esistere anche per l'architetto Cecchetto, il quale ha fatto il progetto della fascia lungolago e oltre al progetto della fascia lungolago, il progetto sull'area Catoi, questo e anche del Lido Palace qui accanto. Questo secondo me dal punto di vista etico non è così da mettere come una cosa positiva. E il fatto della nuova costruzione cosa ne pensi? Della nuova costruzione Punta Lido, visto il rendering a me non piace. No, la storia va mantenuta, noi dice Goethe ereditiamo la terra dai nostri figli, per cui dobbiamo mantenerla e salvaguardarla anche per il futuro. Dicevo un peccato rovinare una vecchia costruzione per fare un lavoro, il rendering non è brutto, però a spese dei cittadini per diventare privato alla fine, perciò è un peccato, a parte che si continuano a vedere continue brutture a Riva, non stanno migliorando, stanno facendo delle cose che a volte peggiorano la bellezza della cittadina. Allora, il progetto così come visto dalle pagine dei giornali non mi piace, credo che sia eccessivamente impattante in una zona di Riva molto delicata e che vedrà prossimamente altri progetti con impatti notevoli, credo che non serva approfondire in questo senso. Sicuramente è una zona dove qualcosa si può fare, anche gli strumenti urbanistici lo prevedono e quindi da questo punto di vista qualcosa si può fare, dopodiché però bisogna anche cercare di fare le cose fatte bene. Quali saranno i passi che si possono fare per eventualmente fermare questo progetto? Ma i passi, quello che noi stiamo cercando appunto con la petizione, prima bloccare questa azione immediata che è la demolizione e fermare questo scempio, che noi riteniamo un scempio, che è della demolizione di un, non è un monumento storico, ma è un punto focale e un punto di riferimento storico e architettonico, anche se non ha un valore architettonico consistente, ma ha un valore di memoria storica importante. E abbiamo un'altra petizione appunto per l'apertura di una istruttoria pubblica, che è uno spazio di partecipazione, perché sottolineiamo questo, e questo è importante, il piano di fascia lago è scaduto il 24 marzo, per cui è tutto da ridiscutere, è tutto in aperto e dobbiamo appunto trovare indirizzi e rivedere quello che era il piano iniziale, che sostanzialmente vediamo non è trasversale come risoluzione, non è di condivisione di tutti. I rivani devono sapere cosa verrà fatto e devono partecipare a queste risoluzioni di tutta la fascia lago in realtà, non solo della Punta Lido. Insomma.